Questo chi c'è? Pino Paoli. Ecco, Questo è buono bello questo, è invece. buono questo. Sì. Cantautore della prima metà degli anni 70, fece parte della cosiddetta scuola dei cinici di Cinicello Balsamo. Alla base del lavoro cantautoriale di Pino Paoli c'è l'uso delle parole come facile balsamo per lanciare messaggi cinici. Ho capito. Pino Paoli è l'autore di grandissime canzoni che lei ricorderà, Sapore di pale. E anche sapone di No, era sale. sì. Mamma mia, ragazzi. Passi. Allora, questo brano così interessante, al titolo Io vorrei, è considerata la canzone più cantata sotto la doccia agli italiani quando si svegliano. È una canzone un po' cinica, se vogliamo, però a Silvia Bolognesi valutare se in questa cinicità o cinismo, c'è dell'arte o no, oppure c'è un messaggio. Me la fate L'ascoltiamo? sentire? Sì, certo. Sì, purtroppo sì. Io vorrei accompagnarti sulle nuvole. Io vorrei portarti dove non sei stata mai. Bene. Io vorrei strapparti ad una vita inutile. Con un uomo che oramai non ti piace più. Io vorrei renderti ricca perché sono ricco. Io vorrei farti felice perché so che stai bene con me. Io vorrei partire domani per chissà dove, ma purtroppo ho diverse cose da fare. Ho diverse scadenze da rispettare. E non ti posso dire, insomma, ho anche i fatti miei. Comunque, fidati, se ti dico così vuol dire che è vero, purtroppo, purtroppo, purtroppo per te. Una canzone, un capolavoro, un cinico, un cinico.